Il fascismo salì al potere nel 1922 e trasformò l'Italia in una dittatura attraverso l'abolizione delle libertà politiche, la persecuzione e la violenza. Mise in atto politiche di stampo razzista in Italia e nelle colonie. Infine, l'Italia fu costretta a subire l'umiliazione dell'occupazione nazista e dell'ultimo governo fantoccio di Mussolini, la Repubblica di Salò. La sorte gloriosa della nazione si sarebbe rivelata tragicamente un destino fatto di guerra e di estrema miseria. Primo Levi dice: il fascismo non era soltanto un malgoverno buffonesco e improvvido, ma il negatore della giustizia. Non aveva soltanto trascinato l'Italia in una guerra ingiusta ed infausta, ma era sorto e si era consolidato come custode di un ordine e di una legalità detestabili, fondati sulla costrizione di chi lavora, sul profitto incontrollato di chi sfrutta il lavoro altrui, sul silenzio imposto a chi pensa e non vuole essere servo, sulla menzogna sistematica e calcolata. In molti, soprattutto tra i giovani, si opposero al regime nazifascista. Sotto la guida del Comitato di Liberazione Nazionale sorsero in tutta l'Italia occupata formazioni partigiane che lottarono con le armi e a costo della vita contro i nazifascisti fino alla liberazione dell'Italia. La lotta partigiana in Italia fu caratterizzata dall'impegno unitario di tutto il fronte delle opposizioni che il fascismo aveva tentato di stroncare con ogni mezzo. È in quella scelta che si trovano le radici dell'Italia repubblicana e della nostra Costituzione. Da questa eredità nasce l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Piero Calamandrè ricorda: se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché là è nata la nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e ne promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo. Adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. La bandiera della Repubblica è del tricolore italiano, verde, bianco e rosso, ha tre bande verticali di uguale dimensione. La democrazia non è una conquista scontata, va costantemente difesa dalla minaccia di vecchi e nuovi nemici. La democrazia è in pericolo quando la politica diventa corruzione, quando i diritti sociali arretrano, quando rinasce sotto altre forme il germe del razzismo e del fascismo, quando vengono erosi i principi fondamentali della Costituzione come il rifiuto della guerra e il diritto al lavoro. Ecco a cosa serve oggi l'ANPI. Siamo in prima linea per la difesa e la promozione delle libertà sociali e individuali, contro ogni forma di razzismo o autoritarismo. Siamo contro chi nega la giustizia sociale e discrimina i cittadini. Oggi, attraverso l'ANPI, possiamo far sì che la Costituzione sia difesa e finalmente applicata. Possiamo combattere di nuovo per una democrazia reale. Don Andrea Gallo. Ricordatevelo, nessuno si libera da solo, nessuno libera un altro, ci si libera tutti assieme. Avevo 17 anni e un mese, quando con i partigiani ho visto nascere la democrazia. L'ho vista crescere. Adesso sono vecchio, sto morendo, non voglio vederla morire. Essere partigiano vuol dire scegliere da che parte stare.